Bene, buongiorno a tutti, anch'io do il benvenuto a Monsignor Sua Eccellenza il Vescovo, consueta, alle autorità civili, all'assessore Viale, all'assessore Berrino, a tutti i dirigenti dell'ASL, ma soprattutto a tutti voi. Mentre salivo qui le scale mobili pensavo che, cosa sono passati già, 11 anni? 10 anni, 10 anni e mezzo, cioè dall'amministrazione Boria, che soprattutto vedo anche, ho visto anche Ricky Boria e altre persone che, vuol dire, che hanno condiviso con noi questo percorso. Comunque questo è anche un attimino per farci l'idea dei tempi biblici, no? Che anche a volte la burocrazia purtroppo e le amministrazioni abbiamo. Però sono molto molto contento di essere io oggi con l'amministrazione, avere questo onore di aver continuato, dico, dall'amministrazione Boria, l'amministrazione Zoccarato e oggi l'amministrazione Biancheri, a tagliare il naso di questa struttura, una struttura di circa 2000 metri quadrati che, come ricordava anche il dottor Cotterese, il quale ringrazio tutti i dirigenti, tutta l'ASL per questo ottimo intervento, ma dove finalmente anche all'interno del nostro Colafiori va a inserirsi una struttura importante che darà modo sicuramente in maniera anche abbastanza così pratica di poter accedere con dei parcheggi sotterranei in centro. Ecco, questo credo che sia una cosa importante per la città, sicuramente un passo che è stato fatto, come dicevo, grazie al lavoro di tutti. E colgo l'occasione oggi, in questo momento importante, per fare un ringraziamento a tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto, ma ricordando non solo giustamente gli importanti dirigenti ASL, tutte le persone che oggi lavorano all'ASL, che sono veramente tante, che ogni giorno con il loro impegno cercano di dare il massimo, voglio dire, delle risposte con la loro professionalità, e a tutti i volontari che tutti i giorni lavorano per la nostra città, per il nostro territorio. Dunque oggi sono onorato di essere qua e veramente grazie a tutti, e che mi auguro che sia veramente un centro che sarà, immagino, però un centro che possa dare veramente delle risposte concrete alla cittadinanza. Grazie.